thank you In questo nuovo video riparliamo un po' di microfoni wireless per il nostro smartphone. Prima di andare avanti, però, devo ringraziare Carmine Caraviello perché senza di lui non avrei mai conosciuto questi microfoni. Infatti, lui li ha presentati in una live dove sono stato invitato sul gruppo Facebook eh, Videomaker Italia, dove appunto ha presentato questi microfoni e mi ha segnalato all'azienda che li eh, distribuisce li costruisce cioè, li realizza e gentilmente mi hanno inviato il loro prodotto intanto grazie lucco penso che si dica così per avermi inviato questo eh, questi, questi perché sono due microfoni wireless e ringrazio ancora carmine per avermi segnalato iscrivetevi al suo canale youtube Arte e Cinema, se volete saperne di più, come girare ovviamente film a un grande stile e in maniera molto molto professionale. Andiamo avanti, apriamo la scatola e vediamo ovviamente poi il funzionamento di questi microfoni. questa scatola cosa c'è perché poi ovviamente andremo a provare anche i microfoni sullo smartphone e sentiremo un po' la qualità in questa scatola eh, diciamo che io vabbè sapete che distruggo sempre tutto quindi non è un problema questo ragazzi state tranquilli già distrutta ma è arrivata ovviamente molto molto ben, ben eh, diciamo chiusa e molto in buono stato c'è ovviamente il pacchetto principale, che è ovviamente il cofanetto dove eh, sono compresi, sono diciamo custoditi i microfoni e non solo i microfoni, sono custoditi anche i due trasmettitori. Che infatti non ve l'ho detto, ma i trasmettitori sono qua dentro, c'è cioè il combo e ovviamente il solo, sono sia per Lightning, diciamo iPhone tradizionale, oppure per tutti gli altri smart, smart, smartphone, smartphone compresi gli iPhone 15 in poi, che montano USB-C, quindi ovviamente abbiamo questa particolarità. Dentro la scatoletta, qua dentro, c'è ovviamente i microfoni e i due eh, ricevitori, e poi altre cosine che sono qua dentro. Qua dentro cosa c'è? Innanzitutto ci sono questi due pacchettini che io ovviamente ho già distrutto abbondantemente, non vi preoccupate. Che contano. C'è un po' d'ombra, però ragazzi, siamo in fase di sperimentazione. Vedete, sono le due, ok? Quinzette, perché ovviamente questi, diciamo, questo microfono oltre ad avere una clip che è ehm, magnetica ok può anche ovviamente avere eh, diciamo la clippina classica con la molla che anche questa è magnetica e poi la vedremo adesso poi andiamo a vedere ovviamente dentro cosa c'è ancora ci sono i due barra 1 eccolo qua l'altro deve essere qua dentro l'ho perso no, non l'ho perso No, l'ho perso, cioè, cioè eh, i due antivento che praticamente sono dei cappellucci, vedete, si mettono proprio come i cappelli tac, sopra il microfono perché questo microfonino è tondo, è rotondo. Quindi è eh, molto bello perché è rotondo. Aspettate, che vado a cercare l'altro antivento, che non no, no, lo vedo io perché è succedato Eccolo qua: La, gli antivento sono, anti sono due, e le pinzette sono due. Dentro ovviamente la scatoletta c'è anche il manualino di istruzioni. Quindi possiamo andarcela a leggere se vogliamo. E non vogliamo stare ad ascoltare Gennaro le sue fregnacce che dice, eccole qua, e lo buttiamo di là perché i manuali non ci servono. Ah, vabbè, come, come dimenticare il cavetto USB C per la ricarica. Quindi, vabbè, se non ricarichiamo, poco ci facciamo e quindi andiamo a vedere adesso: dentro il cofanetto, Diamo la ricarica, poi accendiamo i microfoni, colleghiamo all'iPhone e sentiamo movimento la resa acustica. Allora, la ricarica ovviamente avviene tramite USB-C eh, che troviamo in un lato, che okay, c'è cioè il buchetto, vedete ci metto il dito dentro e quindi non ci resta che andare a togliere il cavetto e... Cosa fare? Collegarlo a un USB-C, guarda, USB. guarda, che mi sono procurato anche la prolunga, ragazzi, il suo studio sta nascendo eh, non riesco a mettere le, le, le spine, però... <ride> Ma dai, Gennaro, tu fa la finita. Ok, e abbiamo collegato e qui dentro ci dobbiamo mettere ovviamente USB-C. Ecco, eh, vedete che abbiamo il display, non so se riesco a farvelo vedere. Ok, il display si vede un po' male, però c'è scritto 100%. Ecco una cosa da dire è questa molto importante, non è un power bank. Ok, la ricarica avviene quando il cofanetto è sotto tensione, quindi il 100% che vedete qua adesso è perché i microfoni sono carichi e non li ho usati praticamente. Quindi la ricarica avviene solo tramite il cavetto. Infatti, se vado a levare il cavettino, tra un po' sparirà anche il numerino. Anche e perché non è un cofanetto non è come eh, ecco, non, adesso arriva okay. eh, non è come l'M1, come l'Arc 150 no, però diciamo che per il costo che ha eh, direi che io ho sentito già la resa sonora mm, è una cosa abbastanza, abbastanza buona, eh, devo dire la verità bene ragazzi, non ci resta che aprire il cofanetto e andare a vedere, a scoprire i microfonini Ormai avviene da tempo, usufruisco della fotocamera segretissima di iPhone per farvi vedere i dettagli di questo cofanetto. Innanzitutto, zoomiamo: vedete che qua c'è la porta USB-C, quindi ok, display li abbiamo già visto, è questo qui, e poi diciamo che, come fattezza, come fattura diciamo del. Del, diciamo, del cofanetto è fatto molto bene quindi robusto ma state attenti sempre alle cerniere perché ovviamente le cerniere a parte che non sono il mio forte però non so se sono il vostro però se, ne, se, ne, se stare sempre attenti apriamo il cofanetto ed ecco qua ed ecco qua ehm, che ci sono i due microfoni i due microfoni sono rotondi sono fatti a, a, diciamo, a cerchio come siamo abituati già a vedere in altre marche, e qui ci sono i due eh, trasmettitori: uno è l'USB-C e l'altro è Lightning. Tirando su, ovviamente, il, diciamo uno di quello che volete usare, poi rimettendolo a posto è calamitato: quindi va giù da solo. Okay? Quindi eh, non tenetelo aperto ovviamente il cofanetto, però mh, non, vanno persi. Ecco, non vanno persi. E anche questo è lo stesso: è lo stesso per i, i microfoni, uguale. Vedete se io lo tolgo e poi lo rimetto. Vedete, vanno alloggiati giusti, quindi eh, cosa c'è? Adesso poi vi dirò, ovviamente, eh, vedremo acceso, perché giustamente bisogna vederlo acceso qui sopra c'è il tasto che comanda il volume. E penso anche all'accoppiamento forzato che okay, quando non avviene. E sopra adesso non, non so dove sono perché non li vedo, ci sono dei led, eccoli qua: dei led che indicano ovviamente i primi due, questi qua sono i due led che indicano praticamente l'accoppiamento di uno di uno o l'altro, e di là, questo qua ci abbiamo il volume. Ma c'è scritto anche sopra quindi eh, anche se non lo leggo è meglio, cioè prima, e quindi è, è questa la storia di questi due. Eh, di questi, eh, diciamo, trasmettitori invece eh, cioè i sì, trasmettitori invece, il no, ricevitori non sono trasmettitori, ricevitori invece la componente microfonica ha qui la, eh, la, la, le, con le, il, i contatti per essere ovviamente ricaricata e qua dietro vedete che abbiamo ecco qui la famosa calamita che ovviamente potete mettervi addosso, adesso andremo ad indossare e praticamente non li perdete c'è eh, un tastino qua eh, di accensione eh, aspettate che lo, lo trovo eccolo qua il tastino di accensione molto chiaro e basta non c'è più niente guardate come bello fatto io non so se si vede bene ma io mi piace eh, quindi mi piace come sono fatti e adesso non ci resta che andare a collegare ovviamente il nostro iphone prenderò l'XS perché il 13 già è già impegnato e andiamo a sentire anche la resa acustica allora, adesso io ho già preso ovviamente l'adattatore eh, eh, iPhone standard chiamiamolo così e lo vado okay, a mettere qui vedete che praticamente ecco ok quindi abbiamo Messo l'adattatore, ho messo l'adattatore e adesso possiamo andare a vedere da vicino le spie. Vedete che adesso lui praticamente cerca uno dei microfoni perché non sono ovviamente agganciati e accesi e praticamente abbiamo il volume che ha due. Adesso, se io faccio così, speriamo che mi riesca questa magia, vado a cercare il tasto fuori di camera perché ovviamente non so dov'è, e poi una volta che l'ho trovato, lo taccio, lo taccio col dito: una volta che l'ho trovato, lo vado a cliccare. Adesso vedete anche che si illumina ovviamente anche la luce sul microfono. Vedete che praticamente smette di lampeggiare una di, queste, eh, di questi LED, perché ovviamente. Eh, è accoppiato, ok. Uno l'abbiamo accoppiato. Ecco, adesso poi andremo a scoprire i tasti, qua funziona che sono tre praticamente, eh, le funzionalità sono tre in questi: no, barra 4 eh, no, 3 o 4. Non ricordo più quanti sono, comunque no, sono tre, son tre. E eh, sul microfono. E poi faremo anche, nel frattempo, faremo anche la prova, ovviamente. Per eh, sentire come ovviamente si sente, ma una cosa che voglio farvi vedere è questa: eh, praticamente, se io vado nel centro di controllo e vado a vedere i miei, eh, i miei dispositivi audio, eh, non c'è ok, eh, ma niente paura perché funziona. Ok, è come l'altro che avevamo visto della Hohem. Ma, 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 se andiamo all'interno di Black Magic invece. Okay, invece di black magic andiamo a far così andiamo su audio ok mi sono spostato dalla parte del microfono eh, vedete che c'è ok è già pronto all'uso quindi eh, non dovete preoccuparvi se eh, nel centro di controllo non vedete ovviamente il microfono adesso stacchiamo ovviamente il tutto andiamo a accendere a dare voce a questo microfono sul banco di regia e sentiamo come esce intanto me lo poi me lo punterò e facciamo anche una prova ovviamente sulla maglia una cosa prima di andare avanti che non ho fatto vedere è anche il clip ovviamente che si mette diciamo normalmente come la classica, i classici microfoni la valiera è anche lei ovviamente eh, calamitata quindi possiamo tranquillamente andare a agganciare il microfono ecco o il dischetto che si sgancia non so se ve l'ho fatto vedere ma lo faccio vedere di nuovo ah, molto bene facendo questo lavoro qua eh, allora vedete qua il dischetto che si sgancia e si sgancia vedete ok potete anche togliere il dischetto e mettere solo ovviamente la clip ok quindi eh, molto bene ok un eh, come dire abbiamo dove cavolo andò a finire adesso <ride> si è agganciato <ride> ragazzi e eh, quindi molto bello come, come sistema a me piace, piace un sacco perché alla fine dei conti la, non vedere anche la clip, già vedere il microfono è un pochino così, come dire, eh, non è tanto eh, simpatica la cosa, però vedere magari una clip è, è ancora peggio. Allora adesso io lo devo andare a spegnere perché se no facciamo il botto. Ok, l'ho spento, l'ho acceso adesso, vediamo un po'. Adesso è acceso, adesso è spento. Ok, adesso se io vado a liberare, ho acceso anche il flash qua, ma il flash non ci serve. Se vado a liberare qua, non sento nulla perché ovviamente il microfono, ok, è cieco, ma non mi interessa adesso farvi vedere quello che riprendo, perché tanto non mi interessa. Accendo questo, che okay, lo vado a accendere. Okay, ok, sentite, eccolo qua. qua. Andiamo a abbassare il microfono del microfono. Quindi adesso andiamo ad abbassare, come abbiamo detto, il tasto sopra, ricordate? Ok, sentite che il volume. Ok. Adesso parlo, 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 parlo. E il microfono, il volume si alza ok, adesso è basso, adesso è un po' più alto e adesso è ancora più più alto. Vabbè, non è la resa non è. Come dire, un volume pazzesco. Ecco, invece adesso facciamo così: così, secondo tasto a destra. Questo è il destino. Ora andiamo a vedere i tastini cosa combinano. Innanzitutto, se mettete il dito qua c'è la capsuletta. Ok, e poi una volta che, una volta cliccato il tastino, andate in muto. Ricliccare per riaccendere il microfono due volte, abbiamo una riduzione del rumore. Tre volte abbiamo un reverbero. Tre volte per rilearlo per eliminare il reverbero, ok. Due volte per eliminare la riduzione del rumore e basta. Tutto qui. Il funzionamento è molto semplice. Quindi non c'è niente da eh, eh, diciamo. Come dire, di strano da fare. Adesso lo spengo e arrivato con il microfono da studio, che è molto più basso. Anche questo è una cosa pazzesca. Ora, se volete, facciamo una prova così. Vado qua, me lo bundo. Ok, vedete? Non è neanche tanto pesante. Quindi adesso riaccendo. Ok, ok non è neanche tanto pesante quindi possiamo indossarlo tranquillamente che non ci pesa io direi che il finale lo facciamo con questo microfono allora spero di non aver dimenticato nulla ok nessuna cosa da dirvi ma come avete visto è molto eh, facile il suo utilizzo eh, non è niente di che è molto semplice è molto pratico perché la cosa bella è che noi dobbiamo essere pratici se usiamo uno smartphone ragazzi Dobbiamo essere pratici perché dobbiamo indossare il nostro smartphone tirarlo fuori dalla, dalla tasca da quello che è e pa, filarci il microfono e andare in onda andare a girare i video o fare qualsiasi cosa. E questa è questa la bellezza dello smartphone non è tutto quello che c'è intorno di esagerato che ci sta però è anche eh, l'immediatezza ok quindi io sono contento ringrazio ancora Lucco per avermi eh, veramente inviato questi microfoni ringrazio Carmine per avermeli fatti conoscere perché senza di lui non sapevo neanche l'esistenza e ringrazio voi per aver visto questo video a questo punto se volete fammi un regalo Condividete questo bel video con i vostri amici per fargli conoscere questo microfono. Vi metterò ovviamente il link in descrizione, dove andarlo a acquistare. E poi, in ultimo, se non l'avete ancora fatto e fa piacere, iscrivetevi al canale e azionate la campanella per ricevere le notifiche dei video che posterò in futuro. E da questo, da questo studio, un pochino così che sta per nascere, luminosità un po' eccessiva, non lo so, è tutto, ci vediamo la prossima volta.